cosa c'è? Vision Air, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Novità in vista per il progetto della Universal che vuole rispolverare i suoi classici dell'orrore. Dopo Tom Cruise, protagonista del remake della Mummia, arriva anche il nome di Johnny Depp che vestirà i panni dell'uomo invisibile. Per chi non avesse mai sentito parlare del film del 33, è la storia di uno scienziato che scopre il siero dell'invisibilità e lo sperimenta su se stesso. Effetto collaterale, la pozione sviluppa anche una mente criminale che finisce per minacciare anche coloro che ama. A proposito di gente mascherata, il film dedicato a Deadpool deve ancora uscire e già è stato messo in cantiere un seguito. Dovremo aspettare fino al 18 febbraio per vedere il personaggio interpretato da Ryan Reynolds in quello che promette di essere uno dei film più divertenti e irriverenti della Marvel. Per il momento si sa solo che il regista non sarà lo stesso, Tim Miller non ha firmato il contratto. Rimaniamo in tema di seguiti con Fast and Furious 8. Pare che Vin Diesel stia cercando di convincere Charlize Theron ad entrare nel cast del film che verrà girato in primavera e arriverà in sala il 14 aprile del 2017. Ancora non è noto per quale personaggio sia stata contattata, ma potrebbe trattarsi della cattiva della situazione. Parliamo ancora di signore del cinema con Keira Knightley che entra nel cast di Collateral Beauty. Insieme al protagonista Will Smith, Helen Mirren, Edward Norton, Naomi Harris e Michael Peña. Sembra che l'attrice sia stata scelta per sostituire Rooney Mara che nel frattempo si era persa per strada. Il film racconta la storia di un pubblicitario di New York che cade in un profondo stato di depressione dopo una tragedia personale. Intanto, mentre aspettiamo di scoprire se Revenant porterà finalmente un Oscar a Leonardo DiCaprio, scopriamo che il film sta portando molti turisti nella Terra del Fuoco, in Argentina, dove sono state girate alcune scene. Secondo la stampa locale, infatti, in questi giorni un'ondata di turisti sta arrivando per conoscere i luoghi del film, ma anche l'hotel e i ristoranti frequentati dall'attore americano. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!